Come si fa a sorridere davanti alla sofferenza? Sorridere a volte è anche una sorta di medicina, è proprio per la risposta che ho dato prima. Quindi cerchiamo di sorridere anche nelle situazioni di sofferenza. Gli alunni della scuola primaria Pier Tommaso Caporali di Giovi sono diventati giornalisti per un giorno di Arezzo TV ed hanno così intervistato i rappresentanti del mondo del volontariato aretino. Si tratta della singolare ed innovativa iniziativa dal titolo Giornalisti per i bambini raccontano il volontariato, promossa dalla delegazione CESVOT di Arezzo. Qual è la differenza di cura a casa e in ospedale? In caso noi del volontariato, sia per AVO che per AVAL, non facciamo delle cure di tipo sanitario, ma interveniamo come sostegno, come ascolto e come relazione d'aiuto. Quindi stiamo vicino alle persone, che sia in ospedale, che sia quando sono a casa, perché così loro possono stare meglio e stare in compagnia. Allora, avete fatto i giornalisti per noi, avete visto i nostri studi, com'è stata questa esperienza? Bella. Cosa ti ha lasciato, Isabella? Il cuore mi lascerà un segno per tutta la vita, sicuramente. Perché? E questa esperienza secondo me è stata magnifica e anche importante, perché i temi del volontariato, il volontariato come tema è un tema forte, bello, importante, e quindi questa esperienza mi rimarrà davvero per tutta la vita, questa nel cuore. Per loro credo che è stata un'esperienza stimolante, interessante e rivoluzionaria. E l'entusiasmo che sono riusciti, credo, a trasmettere anche a voi giornalisti è la dimostrazione del fatto che è stata un'esperienza positiva. Noi naturalmente speriamo anche di avere riscontri sotto altri profili, cioè sotto il profilo dell'interesse comunque per il mondo del volontariato che speriamo di avere suscitato in questi bambini. Il 26 novembre, sabato alle 16 al Teatro Pietro Aretino in via della Bicchieraia, mostreremo il video che è venuto fuori da questa iniziativa, uno spot, un video spot che sarà poi nel mese di dicembre, andrà in onda in tutte le televisioni locali, e quindi diciamo diremo fine per il momento a questa iniziativa, sperando di poterla, perché no, ripetere in futuro.